vecchio specchio delle mie brame, è scappato un altro re, amen. Io non cercavo James Dean, nemmeno una vita da film. Buongiorno. Buongiorno. C'è un bel sole oggi, ci facciamo una passeggiata? E se invece rimanessimo a casa a fare l'amore? Ancora, sono un po' stanco. Però se insisti... La busta. La cosa? Ettore, la busta! La busta! Non ti distrarre, si sta per togliere l'asciugamano. Ettore, la busta! Sì, scusate. Grazie. Un po' di caldo. Questa è la busta con il vincitore di Special Stage che, lo ricordiamo, potrà partecipare alla finale. Ma... prima di aprirla, lo so che siete molto curiosi, ci ascoltiamo Osvaldo! Il cielo d'agosto, nella città l'hai mai guardato? È un nodo alla gola, hai nostalgia del tuo passato. Già pensando a chi di te si è già scordato. Ti osserva di giorno. Finale! Hai sentito? Fine! Finito! Ultima possibilità di conquistare Giulia. Faranno un altro special stage. No, non hai capito, la prossima è l'ultima puntata della serie. Ma no, fanno la seconda stagione, fidati. Questa serie? Te la rischi? No, meglio non rischiare. Infatti. Suggerimenti? Avessi a che fare con un vero uomo, le possibilità sono infinite. Ma purtroppo sono l'amico invisibile di un essere patetico, quindi fai qualcosa di patetico, scrivi una canzone. Come ben sai, non so scrivere le canzoni. Ma io sì, sono Elvis. Prendi carta penna e scrivi. Hai scritto tutto? Ma hai scritto tutto cosa? Hai detto solo prendi carta penna e scrivi e poi è partita dissolvenza. Oh! Oh! Sei tu che hai fatto lettere, non io! Cosa vuoi? Lasciami! Lasciami in pace! Via! Soldi buttati proprio durante l'università, buttati! Cretino! Cretino! Imbecille! Loris, hai un minuto? No, dimmi. Ho scritto una canzone e mi chiedevo, dato che sei musicista, ti va se... Hai scritto una canzone? Sì, poca roba. Canta. No, ma è solo scritta. Canta. Giulia... tu sei un dottore, solo tu potrai curare questa specie di allergia che chiamo amore. Ok, ok, sì. Ok, solo qualche secondo per me perché è stata una cosa un po' forte. Non ti è piaciuta? Shh, ehi, stai tranquillo, adesso Loris ti aiuterà a muovere i primi passi nella musica per gli adulti. Prendi la chitarra e suona. No, ma io non so suonare. No, ma io non so suonare, io non so suonare. Non conta la tecnica, conta l'amore, la passione, l'energia. L'importante è suonare. Seguimi. Giulia, Giulia, Giulia. Giulia! Cioè, sai cosa manca? Manca un po' di poesia. Lo so. Ma dove la trovo? Il caso vuole che io pratichi da tempo l'arte poetica. Cioè, per esempio, ho scritto un'ode alla stampante. Una serie di quartine sui toner in bianco e nero, anche a colori. C'è qualcosa di più amaro. È la storia di un foglio che si inceppa nel rullo. E lui vorrebbe uscire, raccontare di sé al mondo, pubblicare un romanzo, farsi un aperitivo con gli amici, però non può. Rimane sempre lì questo foglio. Tutto a tema stampanti, insomma. No. No, perché ho scritto pure un sonetto per la fotocopiatrice. Beh, prendi carta e penna che ti aiuto io. Occhio alla dissolvenza. Giulia, se il mio amore è
solo una 4. Io ho orora finito l'inchiostro. Tu stampami un ti amo, il mio toner sei tu. Fotocopiami il cuore senza tabù. Fotocopiami il cuore? Dici, è meglio scansionami, è un po' più contemporaneo. Imbecille. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti, è una tazzina di caffè. Ehi tu ragazzo malinconico, ascoltami, sono io. Invece di affliggerti, ma perché non fai qualche cosa? Ma io cosa posso fare? Smetti di fare quello che ti dicono gli altri e scrivi una canzone che ti piaccia davvero. Ho capito, ma tu sei Brunori, io... Vabbè, ho capito. La fai come ti dico io. Prendi carta, penna e calamaro e scrivi. Per scrivere una canzone devi prima di tutto spogliarti. Cioè, non letteralmente. Beh, volendo tu ti puoi anche spogliare letteralmente. Però l'importante è che sei spoglio nudo dentro. E poi pensa ad un'immagine. Devi proprio farti colpire da questa immagine. Schiaffeggiare, ok? Se non ti schiaffeggia, niente, passa all'immagine successiva. E poi in questa immagine successiva, dopo che ti è schiaffeggiato e un po' malmenato, devi trovare un'emozione vera, ok? Se no, ti schiaffeggio io. Ciao. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza. Mm-hmm. Come no? Ma dai, fai la battuta cattiva. Non ho mai letto niente di così puro e dolce in vita mia. Devo aiutarti a conquistare Giulia. Vieni con me. Adesso? No, pensavo giovedì tra le 10:30 e le 11. Certo, adesso, vieni nel mio ufficio. Hai un piano? Che piano? Perché siamo in bagno? Questo è il mio ufficio, senti. Ti serve un piano per salire sul palco di Special Stage e dedicare la tua canzone a Giulia. Come pensi di fare? Boh, pensavo di salire e basta. Ma non sei in scaletta! Non hai vinto le precedenti puntate di Special Stage! Non sei dell'era, il nostro ospite speciale! Hai in mente qualcosa? Ti fidi di me? No. Andiamo. Anzi no, scusa, esci tu che devo riflettere io sul piano. Vabbè, siediti. No, mi devo sedere lì, sul trono del pensare. Devo riflettere punto per punto sul piano. Vabbè, ma comunque guarda che non serve. Devo stabilire esattamente i punti d'azione. Sì, ma non ne ho bisogno. Devo capire come ci muoveremo. Come ci muoveremo? Come mi muoverò io al massimo? Devo capire, oltre a te, come si muove Giulia, come mi muovo io, come spostare vari elementi. Vabbè, facciamo insieme, tu seduto qui, io seduto qua. No, mi serve il trono del pensare. Ma che trono del pensare, dai? Sì. Senti, questo è il mio ufficio. Io lì parlo con gli altri e qui penso. Let's canta insieme on a special stage. Woo!